Cesso Podcast, quel Cesso Podcast del cazzo. Ok, Marra, fai una stream senza il mio nome nel titolo. Ma mi ci avevate messo nel titolo? Che ci sono sempre periodi in cui il mio nome finisce sulla bocca di altri. Dovete accettare che esistono opinioni e argomentazioni tutt'altro che banali, diverse dalle vostre. Buongiorno, Lugno. Che un uomo entra in un caffè a Cagliari. Sai. Sì, Davide, se non ti stai zitto metto le telecamere in casa e le mando in diretta. Cioè loro dove vedono il dramma, sono i primi che ci si buttano. Perché c'è proprio il podcast, sono tra vicini che non hanno contenuto. Blur nel titolo, sei nel titolo con emoticon di tristezza, tipo. Che cazzo di podcast è? Basta telefonare che chiudi in pista il giorno per lui. Arra, sei un caporale, per la persona di merda e tieni me a lavorare, amico. Si chiama Fighting Commander. Non vi libererete mai di me. Cerbero Podcast. Vabbè, ma che cazzo devo dire? Io, a me dispiace, io gli esorto a mettermi sempre me. Si continua a dare da mangiare a tutti quanti. Se ti becchi gente come me, ti ci fai il sangue amaro. A me, almeno, almeno a me mi darebbe tanto fastidio. Simone, ficcati quella merda di lingua su per il buco del culo. Porco Dio! Se uno mi fa un sorriso, mi fischia dietro e son bella, io sono pure contenta. Perché mi deve dare dell'assista ingiustificatamente? 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 Io sono il cavaliere! Allora, sono io! Allora, voglio vincere! Ok! Non vai a capire! Sono io! Sei, ma te avrebbe preso i soldi e ne sarei andato senza neanche giocarli. Siete degli antifascisti, peggio dei fascisti. Ma non rompere il cazzo a Victor! Vergognati, è capolalabio quello che mi fai. Non fumare! Oh! Oh! Level up! Oh! 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 Però lo dico contrario. Ti davo di marra. Ma dai, verlo! Ma dai, verlo! Level up! Amara, amara, mamma mia, quanto sei bello! Non mi toccare lì, dai! Non mi toccare, mi tocca il culetto, mi tocca il culetto! Ma dai, verlo! Mi tocca il culetto! Ci vedono! Ma ci sto guardando, verlo! Giorgia, sei un lupo, hai rotto il cazzo con questa pantomima! La vedo bene, Gianluca. Come è andato il riposo, Gianlu? Sì, mi sono messo a sveglio un po' prima. Mi sono trovato al servizio di videoreti, mi sento il problema di ricarico del dovuto. Avete mai parlato? Mai. Mai interagito? Mi dice anche gli Osvald. Sì, dirà anche gli stanno ancora rosicate la live dove li ho asfaltati, una cosa del genere. Vai. Mi sa che ti serve questo, sì. Te lo teniamo caldo. È legittimo anche rispondersi che per te video. Te lo tengo caldo. Una notte in ospedale, mi ricordo. Ho fatto una notte in ospedale con un vecchio simpaticissimo. A fianco, io volevo troppo bene, ma di notte neanche russava. Cioè, era anziano porello, cioè, una cosa particolare, faceva tipo. Ma a te ti piacciono quelli in carne? Io al tempo che sono enorme oramai, questo è per me e non c'è. Vabbè, sei un po' ingrassata, però è enorme, sembra eccessivo. C'è una torcia prima di Alessia insieme a Martina. Se vuoi lo possiamo fare a mezz'oretta domattina. Dal dog, se porto il chip e playo non sai proprio dove andare. Se sei una figa spaziale, baby vieni dal dog. Se te no in quel locale hai tanta voglia di giocare. Un vestitino da strappare.
Hai avuto anche uno scontro con Lily Gruber tu in settimana. Beh, lei che si è scontrata con me, perché queste qui parlano a vanvera, non sanno quello che dicono, e dopodiché è chiaro che di fronte a degli insulti tu rispondi. La Gruber con me è stata sessista perché ha detto che sono in andropausa grave, e io le ho risposto che lei invece, lei, l'andropausa intanto non è una patologia, quindi non è né grave né non grave, ma un fenomeno fisiologico. Come la menopausa di cui lei è vittima da secoli ormai. Tu secondo me non stai bene né con te stesso e né nel terreno che calpesti, come hai fatto anche con quella poverina che ha commesso l'errore di affiancarsi una nullità del genere, perché tu sai che cosa rappresenti il nulla. A Pablo! Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Starnutino sul finale. Scusate, un po' di raffreddore. Quanto sono belli. Allora, io ho sempre fatto un po' così, no? Colpo di raffreddore, anzi no, di raffreddore, colpo di starnuto, vero, però che bello amplificarlo un po'. Io mi ricordo pure, che ne so, quando magari si stava a scuola, si era per dire, una cosa di stranuto, per asserire dominanza, uno lo fa, per dire. Io qua comando io. Poi posso, dipende pure dal tipo di starnuto. As I want, capito? Poi si fa pure a gara, secondo me quello che vince è quello che ce l'ha più plateale di tutti. Quello, no? Che mi ha fatto ridere è sempre quello del cane pazzo, che invece gli dà una connotazione un po' più comica. Diciamo, lui fa ridere pure quando starnutisce. No, perché fa tipo, che ne so, sta magari oppure tua, che ne so, capito? Cioè, mette pure quelli che dicevano ai tempi ciucciamelo, ti ricordi? Ciucciamelo. Perché non ci sono più quelli che fanno così? In Toscani mi vedo e ciucciamelo. No, si diceva molto a Roma, i toscani non so così divertenti. Questa fa molto ridere, i toscani non e fanno. C'è erronea convinzione che siano simpatici. Puppami la fava. No, comunque penso che siano ancora nelle scuole i ragazzi che fanno e ciucciamelo, eh. Sì. Speriamo. Vogliamo fare un reportage, andare nelle scuole italiane e vedere chi dice e ciucciamelo. Sì, però non si può fare dicendoglielo, deve avvenire spontaneamente. Cioè, non è che uno gli devi dire, la prossima volta che starnutisci di e ciucciamelo. Certo, se vai da un minorenne e dici, senti, potresti dirmi e ciucciamelo, magari un po' visto come adescamento. Capito. Secondo me c'è l'arresto, fare, molto probabilmente. No, c'è l'arresto immediato. Anche perché poi consiste in un invito. E quindi potrebbe trarre in inganno molti predators. È tricky, perché tu è un semplicemente induci lui ad invitare te. Esatto, quindi è vero. Poi gli fai ingoi. Io starei attento, però. No, è un casino. Ci avete preso? Oh, grazie mille per la sub, incredibile. Train level 1. No, sì, sta per arrivare. C'è presente J-Ax, che ha litigato con Pablo Meneguzzo? Anzi, in realtà è il contrario, è Pablo Meneguzzo che ha detto che Disco Paradise è una merda, ecco, detto Pablo. E che J-Ax è fan delle canne, invece Pablo Meneguzzo è fan dei principi. I principi sacri del pop. Sì. Senti, ti manda in play le mamme stanzia. Perché stanzia? Siamo scordati di provarlo come ogni volta. Si sente. Sì. E quindi tranquillo. Avrebbe pubblicato questa diss track chiamata Invidia del Peneguzzi. Fa ride, però, è simpatico. C'è anche il bollino di qualità di Chiara Ferragni. Se piace a Chiara. Si è sbellicata, quindi. Di alto, grevissimo Davide. Bravissimo. Poi c'è anche. Che tristezza, però, siamo genitori, che esempio è per i nostri figli queste guerre senza senso, ce ne sono già tante. A me siamo purtroppo genitori. No, comunque dice bene. Tu pensa un po' quante guerre già ci sono nel mondo e tu te ne metti a fa una in più poi per un futile motivo. E non erano genitori quelle che le hanno fatto. Cioè, risponde a Paolo Meneguzzi che già si commenta da solo, capito? Ma sì, ma che deve fare J-Ax? Che deve fare? Ma c'era una passione per PS5. Gli è successa sta cosa, mo la cavalca, che deve fare? Sta cavalcando sta cosa, che deve fare? Se vuole dici giocare alla PS5 è meglio? Con due.
Beh, io non ce l'ho e tu vorrei. Tu fai così perché non ce l'hai, però se ce l'avessi non mi avresti neanche fatto la domanda. No, ok, effettivamente, però così mi fai rosicare ancora di più. Se poi sparirà misteriosamente dalla tua dimora, sto andando a cercare. Ragazzi, i graffi del gatto. Io dovevo mettere il cellulare in carica, però mi ha fatto ridere perché ho aperto una cosa che mi è arrivata a casa e inizia per diffida legale. Io vi dico solo questo. Ma andiamo come? Ad mettere il telefono in carica, poi l'hai finita. Non ho ancora capito. Ti è arrivata questa cosa a casa? Diffida legale. Ma cerca di capire di chi è. Sei autorizzato a trafficare. Che ha scritto Davide in chat? Aspetta, mi pone a Gabriele. Comunque Meneguzzi meno fastidioso di Manuxo che flexa 14 volte al giorno su Twitter l'amicizia con quelli di Melagodo. Se ci facciamo pure un salto su Twitter. Ormai su X dovremmo chiamarlo. Flexing, magari gioisce di una bella amicizia che ha nella sua vita e dice sono proprio contento di avere questi amici così famosi. Perché abbiamo un dildo sulla scrivania? Ci chiedono in chat. Ma Davide se lo ricorda. Davide, ma come fa a non ricordarselo? È suo. Magari risponderà a lui in chat. Questo proprio, è per i veri fan del Cerbero Podcast. Ma se vede troppo bianco, sì, non si capisce neanche che è una matita. Sembra un'altra cosa, sembra un suppostone. Questa è... Davide se la ricorda sicuramente. Perché abbiamo... allora... È frutto di una follia marriana e a me mi ricorda un po' il senso dell'umorismo di Davide, questa matita lampada che si illumina, perché stavamo ad Ikea la prima volta quando ci eravamo trasferiti nella primissima Cerbero House, la casa bianca, e lui dice, vabbè la compro, vabbè, tipo capito, no? Con quel suo fare così. Tanto si era messa là a terra, mi sembra, tra il letto e il mobile armadio, perché faceva una bella luce peraltro. Dice che è ciò che gli ha causato dei danni anali. Ma non dovevi farlo, quello doveva rimanere nella fantasia. Infatti molti in chat ipotizzavano fosse un regalo di Luis Cant, che l'avessi inviata, capito? Ah, anche per trafiggerci. Già cominciare a trafiggerci analmente. Tanto io cose a caso. Ho ordinato un cagnolino nuovo che sta arrivando. Ma ordinato? A Neon? No, l'ho ordinato, adesso lo stanno su trasportando internet. In Italia, l'ho preso tramite un'organizzazione che porta in Europa dei cani dal Singapore. Una volta arrivato lo faremo crescere e poi dopodiché, insomma, vedremo se finalmente potremo farti accoppiare. Dai, bene, dei piccoli chitani. Metteremo... Poi regaleremo a quelli che fanno più sub. Si deve ricreare esattamente la scena che ha descritto, cioè Marco che deve leggere dei libri di filosofia nel mentre verrà inculato da... Anche voi con i lama, e poi immagino. Tutti i cuccioli dei piccoli chitani li regaleremo insomma alla community. Certo, l'animale che aveva detto poi il lama, no? Alpaca. L'alpaca. Io pensate che la cosa mi ha fatto pensare, Veronica ha comprato una mega ciambella a forma di alpaca. Tornando a casa l'ho visto, ho visto sto alpaca disegnato, ho fatto "Dio". Mamma, come cazzo? Cioè lui assurdo. Ha detto che se incontra gli esseri umani. Gli alpaca, sì. Perché con Marta abbiamo preso per uno dei prossimi weekend una passeggiata con gli alpaca. Stare attento. Posto se metti la vasellina, ne metti. Vabbè, ma io pensavo più a roba per impedirlo, no? Per facilitarlo. La vasellina così facilita la cosa. Ma questa è la narrativa del Peluis Kent. Cazzo, no? Uno scudo, una mutanda di ferro. Quella da palombaro, no? Quello è quello che si immagina Luis Kent. Cercheremo di realizzare i sogni di Luis Kent. Se vedo se qua mi incula, mi riprendo subito. Se possiamo venire pure noi, sai, non lasciate a te tutta quanta la ardua impresa. Tutto il divertimento. Sì. Dai, ce l'ho provato a fare. Se vedo se inculano, io riprendo subito e vi chiamo all'istante. Tanto sta una mezz'oretta da Roma. Dai. Va bene. Se sono eccitati gli alpaca, vi chiamo. Questa è beneficenza estiva, emoji del sole. Invidia del pene Guzzi e ride al suo gioco di parole. Però fa ridere. È importantissimo, se non fanno ridere manco te le tue battute, vuol dire che non potranno mai funzionare. Chiaro. Invece già tu ridi. È già un buon inizio. Come lo direbbe Dave J-Ax? Questa è beneficenza estiva. Invidia del pene Guzzi. Guarda che storia. Sto male. Invidia del pene Guzzi. Sentiamo, ma chi è questa persona qua? Livio. Pablo. Ah, non è Livio. Livio. No, non è. Ah, è Pablo da Livio. È abbastanza America Latina questa base? No. Va bene. Ah, perché stanno i cosi, sì. Perché ci stanno due trombette. Sì, è un po'. Alzarmi al tuo livello. Vamos! Chico.
Mettiamo questa cosa in prospettiva. Per me questo non è un dissing, è beneficenza estiva. Con una storia del cazzo ti ho ridato la vita, sapendo bene come sarebbe finita. Ti sei attaccato come un naufrago alla cima, sali sulla barca e poi ti attacchi al cazzo come prima. Salmo e Luque, che sfida epica. A me tocca me Neguzzi, è una vita che la sfiga mi perseguita. E tu mi fai la predica per una gloria breve come la tua fama in Sud America. E mo su Instagram ti insultano, su Facebook ce l'hai fatta. Nel regno dei coglioni, complottisti e terra piatta. Tra giornalisti, iene, cookie e chi tiene i gruppi, coi meme brutti. E puoi dire cazzo me Neguzzi, ma ti voglio bene pussi. Ti auguro successo, così che poi ti insulta chi ti dà ragione adesso. Ideali, famiglie, valori. Io parlo di cannoni, tu come Giorgia Meloni. Hai detto che io i follower e non i fan. Quando mai? Io sui social metto solo le foto dei live. Tu quelle di tuo figlio per acchiappare due like. Poi vieni a farmi la morale per la disco Paradise. Dai, che a tuo confronto sembra scritta da Guccini. E dici che faccio il pappone con i ragazzini? No, Nini, io ho detto che gli streaming sono meglio di quando il tuo produttore faceva giochini da Gioppini e si comprava i tuoi dischi truccando la classifica Fimi. Porco, la classifica Fimi. Gianfranco Fimi, voi ricordate ai tempi? Ma comunque J-Ax, regà, vabbè dai, io non posso parlare che so fan, però che bisogna di top. Tra l'altro gli ha pure dimostrato livello tecnico, a livello tecnico impeccabile. Ha dimostrato che riesce ad andare dritto e essere praticamente hardcore nell'approccio, nonostante adesso faccia il pop per i ragazzini, infatti, come dice lui, quindi complimenti. J-Ax ce l'ha ancora, ma ce l'avrà fin quando avrà suono in bocca. Giusto investimento? E Madonna in Cile era il tuo livello? Ma in Italia eri Tiziano Ferro senza la voce e il talento. Non lo credo. Un pezzo con Annalisa e Fedez? No. O con gli Annacci o Pino Daniele? Io non sono un grande, ma li ho conosciuti grandi. E una cosa che non fanno mai è mortificare gli altri. Torna a Montevideo, che qui t'ha lasciato a piedi pure Pia Medeo. È vero, ho fatto tele come Clem Agnelli e pure Guè. Anche Sanremo, perché Amadeus ha fatto fuori quelli come te. E son felice per i soldi che hanno dato a Salmo. E ho goduto per i calci e fiori che ha tirato Blanco, che ha fatto incazzare quelli che mo ti fanno l'applauso, che tra due giorni ti riscorderanno. È vero, sono vecchio, ma pure tu sei vecchio. E io ci sta che parlo d'erba come Willie Nelson. Tu invece non puoi più vendere sesso nei pezzi d'amore alle bambine che aspettano il primo mestro. Entrambi siamo escort, io quella d'alto bordo, tu quella cessa che uno dice non me la ricordo. Mettiamole ste cose al loro posto. Tu fai le marchette, io limito gli sponsor. Tu fai le marchette. Mi piace troppo l'attire di Jack. Tu fai le marchette. Tu fai le marchette, hai capito? Hai capito? Devi stare zitto, fai le marchette. Mi piace troppo. Vabbè, gli ha spaccato il culo. Porca troia. Non vorrei essere te c'avevi proprio la classica faccia e tipo, oddio, gli sta a far male. Okay. Gli sta a far un po' male. Pesa pure a male quello. Stavi tutto un po' la faccia. Proprio che sentivi le frustate addosso. Sì. Facevi altra. Flow proprio che ti staffila. Sì, ma perché poi lui ha fatto tutto quel volo text. Porca cattivissimo, troia. Dove voleva cercare de pungere nel vivo proprio con reale intento di ferire. Mi sa che la poi ci ha scritto sopra un pezzo proprio in lista un po' su tutta la roba che gli aveva detto. Quindi diciamo il classico dissing come deve essere fatto, ringraziando Dio, bravo J-Ax, top. Non male, non male. Bello, riportiamo bello. Questa roba in strada dove è nata, come diceva Guè. Sì. Qualsiasi cosa faccia nascere arte, anche se rabbia in questo caso, almeno è, cioè, diciamo, o Rosic, quello che sia, almeno è veicolato bene, penso. Poi ti immagini la risposta di Meneguzzi, tutta melodica. Mo se pure Meneguzzi si mette sotto e usa il colpo che ha subito da questa canzone, si mette pure lui a fare una canzone, chissà cosa può succedere. O magari no. Vabbè, spagnolo. Mi sa che fa una hit, un altro stato su Facebook dove si tagga Ibiza. Un bel duetto. Si geolocalizza da solo a Ibiza e poi mette una foto col pigiamino dentro un appartamento. Ma poi rientra una hit della finale in Argentina. Che cazzo ne sai? Ma si faranno un featuring, regà. Nah, ma già risponde, non ci credo. No, tipo come ha fatto con Neffa. No, sì, e come ha fatto? E dove? Sì. Vabbè, questo quanto c'ha? Sei ore. Vediamo un po'. Ma non è mai Meneguzzi su YouTube. Ma non è meglio Yotobi ripete 70. Sì. Dai, andiamo. 78 volte twist.
twist. Io questo video l'ho visto tutto. Ma sarebbe plot twist l'originale. Sta riassume la trama di tutti i piccoli brividi della prima stagione dei piccoli brividi. È una certa che diceva plot twist. No, diceva il twist finale. C'è sempre un twist in ogni video, storia, in ogni libro. In ogni libro c'è un twist e lui lo spiegava, quindi ci sono 78 libri. Ma l'aveva preso tipo a meme ogni volta, cioè, e qui anche il twist, oppure non se ne è reso conto? No, lo dice all'inizio. Lo diceva proprio per far capire che il colpo di scena, invece lui diceva il twist. Era sempre così preciso, ogni volta comunque ha sempre detto twist. Sì, tutte 78 il twist volte. È... Per ogni libro, lo diceva. Twist. C'è un video uguale con tutte le volte che Scarface dice fuck. Vai, mi mettiamolo. Frequently asked questions. Di Trump che dice China. China. Siamo sempre a parlare male. Quindi, delle guarda che fanno ridere sti video. Sì, sì. Paolo Meneguzzi risponde. Pino Scott. Ma siamo noi. Sì. Non c'è l'immagine del profilo qua. C'è Pino Scotto su Paolo Meneguzzi, io lo vedrei, giusto per rinfrescarci un primo. Questo è pure attuale, vai. No, questo è il Paolo Meneguzzi di 13 anni fa. Quindi il Paolo Meneguzzi, quello... C'aveva i capelli lunghissimi ai tempi. Sì. Ciao Pino, ho 39 anni e non riesco ad ascoltare altro che Paolo Meneguzzi. Tu pensi ci sia una differenza tra lui e Jim Morrison? Un bacio, Nando. Che cazzo stai dicendo, Nando? Paolo Meneguzzi. Le domande fatte apposta per triggerarla. È la sua voce, ragazzi. Tu pensi ci sia differenza? Sì, ma le telefonate gli facevano a Benson. Tipo, quanto bastone infernale. Tipo, Pino Scotto è il Benson di quell'area geografica là italiana. Sì. E peggio ancora, raga, è lui con un'altra voce, alla Lundini, proprio. Che fa le domande prima. Registrate. No, quella è Jack. Non sai niente, Marco, non sai niente. Chi è Jack? Il vocione. Un personaggio ricorrente. È un suo, sì, è un suo è tipo è il Kitano di questa trasmissione. Mo ci fa ancora le trasmissioni. Okay, mo ci fa le live su YouTube. Okay. Ma come mai c'ha sta voce così? Che era come Lundini. Ma c'ha tipo tre palle o c'ha la voce picciata? È come se noi avessimo deciso di non far mai vedere Marco per qualche motivo, gli avessimo pure picciato la voce fin dall'inizio. Vabbè, vorrei essere segreto lui, twist, così. Sì, eh. E lui dice sempre vai Jack. Sarà sempre così. Io ricordo questa postura qua, sempre messo a sta maniera sul trespolo quando fece dissing con Salmo, no? Non so se ricordate. Qualcosa. Sì, che era sempre messa a sti anni qua. Sì. Che Salmo aveva detto una cosa su lui e su Ligabue e lui si è tutto incazzato, ha detto ma che mi nomini tutte queste cose qua. Poi se lo cerchiamo quel dissing, non so se è una sala profonda. Che cazzo stai dicendo, Nando? Paolo Meneguzzi, ma va a fare un culo per Paolo Meneguzzi, vai Jack. Bravo Pino, secondo me tu sei Paolo la versione moderna. Paolo Meneguzzi, ma che cazzo dici? Jim Morrison e Paolo Meneguzzi, ma che cazzo ti sei fumato? Ce n'è tornato. Non è riuscito a costruire una gag neanche minima su questa cosa. Una frase simpatica. Ma poi avrebbe fatto ridere qualsiasi cosa. Sì. Ha scelto di non dire nulla. Sì, cioè, faceva ridere qualsiasi cosa facevo da buttare là. Perché era la situazione che era comica, no? Stava tipo elaborando col massimo della RAM con la ventola. Sì. Qualcosa devo dire. E poi. Che cazzo dici? Jim Morrison sta, dai. Il suo mazzo. Poteva dire Paolo Meneguzzi a Jim Morrison gli fa questo, quello. Cioè uno può tipo dire un bocchino. Ma pure c'è la cosa minima, capito? Però non ha detto niente. Beh, quella cosa. Intiende Pablo? Che adesso non fare il piangina. Io non sono un rapper, non posso rispondere. Invece se sei così bravo, sei un cantante pop così completo, piglia la penna e scrivimi un pezzo tipo l'avvelenata, che poi ci hai pure provato a fare il rap,
Facevi cagare, ma ci hai provato. E comunque sei più bravo come rapper che come cantante. Greve. Alzo, è un uomo distrutto. Comunque ha puntualizzato. Uccidiamolo. Yeah, comunque, J-Ax che ci è andato proprio pesante. Bravo! Ma non per me, Neguzzi, come stava di Simone. Perché è bello proprio che esistono ste cose. Cioè, sì. con chiunque sappiava. Che poi è lui che è stato messo in mezzo. Cioè, c'è Meneguzzi che ha fatto il post. Quindi alla fine neanche a dire che è stato che ha preteso J-Ax o che c'ha bisogno, capito? Si sentiva una cifra giovane. Per carità, sa che il dissing di Ira, infatti ha pure citato quello con Salmo e con Luque, che è andato talmente bene che sembra quasi organizzato, però che te devo dirsi. Organizziamo ha una fatto gara bene, J-Ax, di dissing, un torneo di canzoni dissing fra canali di Twitch, cui partecipano tutti i canali di Twitch Italia. Canali. Tutto un torneo... Minchia. Ma che Salmo e Luque, però... non reactiamo. Già abbiamo detto di no quando è uscito. Non c'è niente da dire. Io non so capace a rappare, è difficile. Ma no, anche con canzoni, ormai tipo una canzone umoristica, con testo. C'è stata una cosa che a me faceva troppo ride. Però purtroppo col tempo è uno dei party che hanno levato. The Q-Dance, che è uno dei brand che fanno i party art style più grossi, quelli che fanno il festival Defcon 1. Faceva vari tipi di festival anni fa, ancora adesso ne fanno un party a Capodanno, che prima c'era il nome Friction, ora si chiama Epic, poi fanno il Defcon l'estate, e fra i vari party che facevano, c'era uno che l'hanno fatto insieme per 3-4 edizioni, si chiamava Knockout, e questo party era tutto basato su dei DJ che suonano back to back, quindi era, che cazzo ne so, questo DJ che suona insieme a quest'altro DJ, ma era versus. Che succedeva? Che suonano una traccia per uno in un set tipo da un'ora, la cosa è che dovevano farsi dei dissing un po' simpatici nelle settimane precedenti al party, tipo tramite social, così. E poi dovevano portare delle canzoni che fossero canzonatorie nei confronti dell'altro DJ, fosse un po' delle prese per culo, un po' dei dissing. Venivano fuori delle cose fichissime, perché gente che faceva dei remix, tipo quelle melodie delle canzoni dell'altro, gliele remixava, gli faceva il testo, se trovava un cantante uguale magari a quello che c'ha nelle lyric, gli faceva ricantare un testo che piava per culo lui. Bello, cioè, bello. Robe, sono uscite fuori robe clamorose. Però devo dire che con gli anni l'hanno levato, perché ovviamente c'era gente che sapeva male, che poi voleva far togliere i set da online, perché diceva no, però là mi hanno preso in giro, quindi boh, non me la sento. La sensibilità. Però faceva un sacco ridere, raga. Mo non c'entra nulla, no? Però urgerà a fare una bella live di approfondimento con qualcun esperto su queste IA, perché voi non immaginate quanti già stanno a avere l'idea di introdurle all'interno di app, anche magari di ricerca o di creazione immagini. Sta veramente uscì fuori di tutto. Secondo me ci sta, faccio una live bella bella figa. Io stavo a vedere bello così pe cazzarà tra stanotte e ieri. Mo non spoilero, però ho visto certe cose che secondo me ancora... Ma di che tipo? Sto immagino. Io che ne sto a fa una. Quindi. Tanto la tanto mo volevo dire, no, cioè, ma sto pure io e ne sto a fa tutte una. Tutte di più stanno a fare pure degli esperimenti. Buongiorno Flame, no, ma... Non so che ne è una novità, sto a parlare di faccio una live qui al CERN. Molti giustamente. Di voi magari sono già informati, ma io per dire stavo là, ho detto no, a me mi sembra impensabile. No, stanno a fare peggio invece cose. Stanno a fare le peggio cose. Li specializzano per fare magari app assistenti di qualunque cosa. Quindi invece di usare quella originale, uno usa l'app dove magari ti aiuta a fare, che ne so, ti fa da assistente come... per scrivere una sceneggiatura, oppure per scrivere un libro, oppure ti aiuta nel campo di determinati, cioè come assistente, insomma. Oppure dicono in chat, puoi far cantare Rap God di Eminem a SpongeBob. Quello è il progresso, sì. Vero? Prima non sarebbe potrebbe mai stato in grado SpongeBob di cantarlo. E per me l'apice per ora rimane Viva la Vita cantata da Donald Trump. Pure io testo che mi ha fatto troppo ridere. È emozionante, fa ridere, è bellissimo. Stavo collegato a casa, voi avete lasciato quella canzone non rendendovi conto che io stavo con le cuffie là, me la sono sentita tutta. E poi c'era Marco che faceva Gianluigi, io facevo no, aspetta, ma sto sentendo Trump. Tu ricordi, Marco? Sì, io dici Gianluigi, dico aspetta, sto sentendo Trump. Voi siete l'avete lasciata in play col volume basso. Sì. Ma sono sentita tutta, sono stato 4 minuti là che intanto sì, noi non abbiamo capito perché avevamo abbassato dai gas. Fatto troppo ridere, sì, bellissimo. Mai cagati col play mi da suo, però con la voce di Trump devo ma dire sì. Che bella, mi sono salito. Perché bella, la canzone parla di un re che è caduto, capito? Cioè funziona più con Trump, capito? A livello di immaginario quando dominava il mondo. I used to rule the world. Sì, ci sta, ci sta. Comunque quando farai sta live, faremo sta live, già lui probabilmente sarà già uscita, ne potremo parlare. E dai. Che per me è un po' segreta. Togliti il mio nome dalla tua cazzo di bocca.
e stai tranquillo che io ti lascio stare. Adios Pablo. Adios. E gli ha dato un consiglio, ha detto guarda, basta che tenere il mio nome dalla cazzo di bocca, io te lascio stare. Però gli che ha pure... farebbe un furbo. Ah, tu dici, però gli ha pure detto vabbè, gli ha detto fammi un dissing, però vabbè. Uno furbo dopo sta uccisione in pubblico avrebbe detto vabbè, mi faccio i cazzi miei. Invece lui, spavaldo, risponde subito con quel sorriso beffardo da Ibiza, guardalo. Questo no, infatti la camicetta Ibiza, però sta Ibiza, c'ha due telefoni. Poi per me la risposta poteva già essere sto fermo immagine, poteva pubblica solo questo. Sì, sì, lui che sta ascoltando la canzone, lui si sta ascoltando il dissing, ti immaginalo così, lui che sta ascoltando il dissing, che fa simpatico. Bravo, bravo. O comunque bravo, quello bravo, di Pantella, bravo, bravo, se bravo. Io più lo guardo. No. Visto che quello per... di Pantella, se glielo mettete a fianco un attimo. Sto ma chi? Vabbè, mo leggo qua. Visto che per me il pop è una cosa seria, non... seria da non prendere sotto campo. Non mi svenderò per avere un passaggio in radio di un dissing fatto su un beat scaricato da internet. Però questa cosa fallo, producilo tu. Sta memata l'ho fatta pure l'altra volta, che è una città, Osvaldo Paniccia, RIP, perché lui pure l'altra volta all'interno del post ha scritto esattamente questa frase qua: il pop è una cosa seria. Sì, sempre sì. Che era una cosa seria c'aveva scritto, me lo ricordo proprio perfettamente. Io sarei curioso di vedere un po' qual è la sua vision. Ma poi che è sto campanilismo? Perché lui dice sempre il pop è una cosa seria, il pop è arte, la musica, come dice, la musica è arte, non è il pop, la musica è seria, che sia pop, che sia rap, che sia il cazzo che te pare a te fatto con intelligenza artificiale, è una cosa seria se la tratti in quanto tale. Sì, ma poi io non capisco, boh. Sembra denigrare le cose più recenti. Cioè, un tempo facevano così col pop, come se dicevi sai che esatto, un tempo c'era da boomer. Allora, dato che io ho passato un'adolescenza da metallaro, no? Come Dave, come tanti altri, io mi ricordo che comunque uno che diceva il metal è una cosa seria, dobbiamo difendere il metal, già c'aveva senso, perché dici il metal è comunque una cosa che nasce e per definizione rimane quasi sempre nella nicchia. E quindi c'è anche un po' bisogno di... c'era bisogno ogni tanto di dire yes, il metal, però il pop... Cioè, mo è arrivato l'alfiere del pop, no? E io mi chiedo, chi si sente rappresentato da questo vassallo del pop? In Italia nessuno, anche perché il pop è sempre quella cosa che purtroppo anche te ne fai un po' vergognando, un po' tipo... Il pop non è un genere. A tua moglie, lo fai dicendo, vabbè, però l'ho fatto così perché c'era l'occasione... Il pop è... Non è un genere il pop. Lo diventa anche, stanno degli stilemi poi del pop, soprattutto americano, che diventano... Ma che vuol dire? Che cos'è il pop? Cioè il pop è Ed Sheeran con la chitarrina acustica, ballata, ed è anche Drake con i culi, cioè, che è tutto, con robe elettroniche, cioè è proprio è la commistione... Come distingue roba di Drake che sia più R&B, più appunto, hip-hop, e roba che sia più pop, dai. No, cioè il genere pop in realtà sono altri generi che si fondono con una forma canzone magari radiofonica, ma non esiste il genere mo faccio una canzone pop, perché se io ora volessi fare una canzone pop, da qualcosa devo partire. Ovviamente. Nel senso, quindi una canzone pop non esiste una canzone che è solo pop. Come posso dire, c'è Hang Up di Madonna, mi viene in mente, che è una canzone pop. Ci stanno canzoni che so pop, nel senso con i crismi degli schemi come si scrive la canzone radiofonica, ma al di là di quello, io mi sono sempre fatto, tornando indietro al discorso dei Defender, a me già ai tempi, già quando eravamo ragazzini, chi si faceva al fiere del genere musicale e non permetteva che nessuno lo influenzasse o qualcos'altro, che lo vedesse con una maniera più moderna, già me cringiava ai tempi. Io gli facevo, no, difendiamo il metal. La gente, io dicevo, arrivavo là, regà, sono usciti dei gruppi nuovi, sta roba figa, c'è il new metal, c'è il metal. La gente, no, fa schifo il metal, tanto i Metallica, gli Iron Maiden. Già me davano al cazzo, gli Angra, già me davano al cazzo. Certo. Quindi figuriamoci ad oggi, che ormai è tutto una commistione. Si cioè la globalizzazione tutto, esatto. Arriva anche al concetto musicale. Tu oggi puoi fare... Michael Jackson, roba... tipo Beat It, è una canzone rock. Sì, sì. Pop, cioè, allora Michael Jackson che è, pensando di mettermi in difficoltà, cioè, nel senso, Beat It è una canzone rock, cioè, c'è pure un assolo di Van Halen per dirti, però ha una struttura pop. Billie Jean ha più un andamento, oserei dire soul, non so come definirlo, ma il fatto che è pop
cioè, tipo thriller e synth. Synth, che cazzo ne so, synth pop. È synth pop. Non so come dire. No, dico, a parte non esiste il genere pop che dici. Hai detto pop, ah, ho capito che cosa intendi. No, non vuol dire niente. È un termine ombrello. È un termine ombrello, però è un artista pop. Lo riconosci un artista di un altro genere, perché è un artista, detto artista 860 miliardi di volte, che fa un po' di tutto, però mantenendo quei crismi della canzone che deve passare per radio. Quindi che utilizza quelle logiche, che ne so, i four chords, quelli pop, una struttura, strofa, bridge, ritornello, e che non affronta soltanto un genere in particolare, ma li fa un po' scrive un po' tutto a gente che scrive per lui e va sempre per radio. Questo è un artista pop, perché altrimenti, come, cioè, il fatto che a sto punto Michael Jackson non abbia un genere non è perché non ha capito quello che deve fare, è perché li affronta tutti. Ah, certo, poi alla base c'era sempre un cantante della Madonna, ed è quello che la gente principalmente segue. Cosa? Cantante della Madonna. Della, sì. Cioè, Madonna pure fa pop. Puro sì, pure Madonna fa pop, però sì, è quello secondo me. È più il cantante canta e attorno ci sono delle cose che fanno parte un po' della coscienza collettiva musicale. I culi, no? Nei video. Ad esempio. Brigante, attorno ci stanno cose. Tutte chiappe che se muovono. Per me il pop è arte. Io in questo momento non sento nessuna esigenza di mettermi a scrivere per così poco. Provo con una telefonata. A chi però alla telefonata? All'avvocato? All'avvocato? Buono. Grazie mille a Kokeshi. Grazie mille Kokeshi per averci fatto un ride. Salve a tutti. Salve a tutti i Kokeshini. Come vi chiamate? Grazie. I Kokeshini? Se no, alternative? I cochini. È vero. A me mi ricorda pure un po' Bruce Campbell, se devo proprio essere onesto, in questo quello ma della pure, casa. Ma pure Bruce Dickinson. Non c'entra nulla. Il mascellone qua in questa posizione. C'è la quadrata pure Bruce lui. Banner, se ci pensi. Pure Bruce Banner. Bruce Harper, aspetta, te lo aggiungo, pure vediamo, Ollie e Benji. Vediamo un po' Bruce Campbell. Ce lo aggiungo, vediamo. Vai, intanto faccio play. Intanto okay. Sì, esatto. Bruce Lee. Pronto? Pronto? J-Ax? Ciao. Il segretario di Fedez? Sì. No, mi passi Fedez per piacere, perché io ci tenevo a parlare con lui in realtà. È un Sì, bello. Bello il dissing, bellissimo. Bellissimo, mi ha fatto ridere un sacco. Però mi passi Fedez per piacere, dai. Grazie, facciamo sul serio un attimo. Grazie, ciao. Wow, cosa vuol dire? Ha proprio messo, che vuol dire? Vuol dire che non vale niente, che sta là solo perché sta succhiando la palla destra di Fedez, per me intendo. Quando J-Ax ha sfondato a livello discografico Fedez, da manco mancherà. No, però è vero che stava c'era tipo 5 anni Fedez. Sì, ma sì, vabbè, sì, è incommentabile, cioè non... Per carità, sono dissing così. Vediamo l'unica cosa interessante. La boomerata su Facebook ha fatta, dai, diciamo così, che era contestualizzato a Facebook questo video. Ha scelto di metterlo sul social più idoneo. Vabbè, oddio. Ma se la batte con cosa? Vuole droni a livello di boomerata. Oh, però un po' sisimo. Un pochino ci assomiglia, lo detto, dai, sì. Facciamo sì, che è una fusione, è il potara tra vedi, loro. È una via di mezzo. Il potara, mettete potara. Ragazzi, ci avete già il meme, basta che mettete sotto due potara. Una a sinistra e una a destra è fatta. Sbaglio, però sì, è quello. Ce l'avete, è vostra. Ve la mettete là. Me mate, sì, vai. Reddit. Ci può stare, Tempo per Reddit misto, di stasera. Ci sta, ci sta. A proposito di Reddit, ragazzi. Ma c'è Reddit venerdì sera, ragazzi. C'è Bro Party Samsara. E siamo sicuro che dopo, quando metteremo new, ce ne sarà sicuramente qualcuno nuovo caricato durante questa live o oggi stesso. Sicuramente. Quindi noi stiamo là, poi dopo guardiamo. Vi più votati di questa settimana. Vediamo cosa sarà Rubino. E vediamo. Metti in play. Ecco, l'abbiamo detto. E che cazzo è? Cos'è? Ah, vedi. No, Maria, ma veramente. Guarda là. Mi sa che Rubino te sta puntando. Ma chi è? Ma chi?
che dici? Ma figurati se Rubino viene a provarci anche con me, dai, su. È lei proprio. Insomma, grandi aspettative, vede. Posso dirti una cosa in amicizia? Dimmi Rubì, dai. Però in amicizia. Ingoi. Go. Complimenti. È di Matt Flea questo video, è bravo. Bravo Matt. Bravissimo, video bravo. Clamoroso. Bravi tutti. Però un minimo mi fa pure chiedere. Ci piace. Ma cosa è diventato la nostra creatura, il nostro figlio Cerbero Party, che abbiamo cresciuto con tutta la cura. Ah, io pensavo che Maria cosa di abbiamo Rienzo. Fatto diventare Rubino Sansara... Pure Rubino credo che ne farà buon uso. Però poi lo mandiamo pure a Rubino. Madonna, sa come fare le storie per... fa la promozione. Grazie al anche a Warco. Mette la sua parte che cammina così con la scritta sotto, molto figo. Dobbiamo trovargli qualcosa da fare a Rubino durante il Cerbero Party. Non, ma possiamo, ce l'ha già, non possiamo lasciarlo libero. Ce l'ha già, ce l'ha. È pericoloso, cioè, del modello impegnato. Qual è il compito di Rubino? Chi verrà lo scoprirà, ragazzi, perché lì non sono mica messe storie. Quello che succede ai Cerbero Party rimane ai Cerbero Party, specie quello al Samsara. Poi Rubino è una persona riservata, no? Sì, 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 riservatissimo. Oddio, Dio del cielo. TG Cerbero speciale Mystery, ma in che senso? Vediamo un po'. Benvenuti a Mystery, uno speciale tipo Ruggeri. Lugarelli. Lugarelli. Sa paura, eh? Sì, ah, paura. Pure Ruggeri, lo ricordo. Oh. TG Cerbero, l'unico TG che vi dice sempre solo la verità. Oggi a Mystery vi racconteremo la leggenda. Esce sempre un demone quando dice verità, verità. E così si dice sempre solo la verità. Oggi a Mystery vi racconteremo la leggenda, o forse la brutta realtà, di una storia che è iniziata proprio dietro a questo bosco. La storia del mezzo uomo e mezzo mostro. No. Oddio! Una monografia sul Cunnilingus. La nostra storia è iniziata qui, su questo fiume. Quando nel 1945 una coppia di giovani ragazzi decisero di fare un video chiamato La Muccina Pecorina parte 2 per metterlo sul loro OnlyFans. Ma ad un certo punto vennero assaliti da un uomo che però aveva il viso terribilmente mostruoso. Grazie mille. Il dottor La tecnica con cui usa per catturare le vittime è semplice. Usa la sua lingua lunghissima e il suo volto assolutamente spaventoso. Ed è per questo motivo che viene chiamato da tutti Dottor Cunnilingus. A me fa ridere Gianluca, onestamente. A me fa ridere pure lui come sbuca, per il tipo è dietro. Sì, però nel senso ride... pure come l'ha montato. Questa lui faceva ridere Gianluca. Il Dottor Cunnilingus è ancora a piede libero e ha già fatto vittime in tutta Italia, come a Napoli, a Bergamo, a Roma, ma soprattutto anche a Milano, dove abbiamo anche l'incredibile testimonianza di un ragazzo. Mea libera tutti. E quindi raccontami cosa ti è successo con il primo approccio con il Dottor Cunnilingus. Eravamo al Cerbero Party di Milano, eravamo tutti felici. Poi a un certo punto vidi quel volto. Mi spaventai tantissimo. Scappai di corsa, ma lui mi prese con la sua lingua lunga proprio da dietro. E dopo cosa è successo? E il mattino dopo mi svegliai, ero in un letto, completamente nudo e tutto pieno di baba. Non so cosa sia successo, però un po' mi è piaciuto. È capo bastone questo. Immagino. Il dottor Cunnilingus, come dicevamo poc'anzi, gira ancora a piede libero e pare che però abbia preso anche delle forme assolutamente mostruose, a tal punto da diventare gigante. Infatti, l'ultimo avvistamento del dottor Cunnilingus è stato più o meno una settimana fa nel bellissimo mare della Sardegna. Sì, ho visto. Lo
Ed è tutto per oggi. Che cazzo è? Lo speciale del TG Cerbero. L'unico TG che vi dice sempre solo la verità. Ma ricordatevi che il dottor Cunilingus potrebbe essere dietro di voi. Ero convinto che partiva il filtro, Penati. Lui si doveva fare tipo un fotogramma con quel filtro. Sì, tum, doveva cambiare. E faceva tipo... E che finiva. Dai, era stupendo. Belle le inquadrature, belle le atmosfere. Dai, utilizzate la Golden Clip un'altra volta. Lo sai cosa che mi fa tagliare di quelle cose? Quella stava qua in sala musica, sì, se non erro, questa cosa qua, Era stata a me farite questa, farite poi. Lui che cerca la, di fare la linguetta quella a 2000, no? E ogni tanto gli si arena, no? E quando lo fai velocissimo e poi tutto si blocca, lui fa saltando i cani, gli rimane fermo, è troppo bello. Parte velocissimo e poi fa per urlare, perché pure per fare per urlare. Guarda, guarda, sull'ultima si vede. E gli si blocca. Adesso tengo io la lingua per fare del genere. Ce n'è una tragedia. Grazie Francis. Mazza, top reddit, regà. Ma che è? Oh, siamo partiti già boom boom. Incredibile. È bello, sono contento. Top reddit. Pov, hai rubato a provare Tekken 7 al CEO. Sì, la cosa di quando entravano dentro la casa. Legittima difesa, la legittima difesa. Ammazzo tutti per Tekken 7. Attenzione. One Piece Man. Un fotogramma con la tua faccia adesso potevano metterlo. Grazie One Marketing questo contenuto. Non male, non male. Ah, questo oddio, è credo. Okay. 19 no, maggio no. 2012, viale, San Paolo, Brasile. Un pomeriggio quando Marcos Kitano Matsunaga, 42 anni, si dirige all'aeroporto di San Paolo Guarulhos per prelevare la moglie Elise Ramos. Io lo sai che fine fa Marco Kitano? Muore. Muore male. Muore male, in questa storia è la vittima. Davvero, conosco, ma è vera come storia. Sì, cercando il mio nome lo scoprì anch'io anni fa, infatti è assurdo perché boh. Cioè, cercando il nome che mi ero messo. Che è una vittima di questa. È un video di Assi di Picca. Lo sai, non ho mai capito, però googlando ho visto che poi c'era lui e poi c'era lui fatto a pezzi. Quindi ho pensato, mi sa che non ha fatto una bella fine. Ok, ok, a posto. Però non ho letto un cazzo. Greve. Non hai paura di avere il suo stesso nome? Che ti possa venire a cercare anche a te il killer? Figo, tipo Terminator. Sarei veramente contento. Meglio che porrebbe fine alle mie sofferenze. Ricordate che c'è Marco che c'ha il suo macete sempre all'interno della sua habitation. Pericolosissimo. Ha detto molto meglio al tipo che a Marco, perché Marco finirà brutalmente inculato da sangue da un alpaca, da quel cagnolino Marco esiste singaporiano ancora. La prova che il bangladino che tocca i piselli in Colosseo sia arruolato nell'esercito. Eccolo. Prova a ipotizzare perché lo se fanno. Ce n'è perché due lo fanno? Se c'è, oh, questo ce n'è una, via. Ma è una perquisa, che è? Io penso per vedere se c'è droghe nascoste. Te norma mi fai abbassare le mutande, fanno i piegamenti. Perché se no? Per me per vedere se sono tutti maschi. Perché magari siccome nell'esercito danno una buona paga, magari se vogliono arruolare pure le donne, magari in quel regime particolare non è dici che non te ne accorgi. È una donna se fa i capelli corti e a petto nudo, magra, non ha tette. Ci stanno magari le donne che sono un po' più mascoline, magari va là e quelli te controllano se c'hai il sacco scrotale. Potrebbe essere sicuramente scroto quello. Può essere però molto da me però la scroto. Lo scroto secondo me invece si è arruolato il tipo del Colosseo più probabile perché fin da quando sono ragazzino la parola scroto glielo succhieresti a Harry Styles lo scroto lo scroto di Harry Styles ma mi sa che metà pianeta sì. Ma perché non riesco perché a sentire sta parola ma chi è? Cioè, conta che io... È tipo uno dei più amati dalle donne, dalle ragazze. Ma come chi è? Marco? Attore, cantante. Ma non la conosci la canzone? Watermelon Sugar High, Watermelon Sugar High.
Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Ho squirtato. Watermelon. Vuoi me ma asciuga? Ta asciuga. Vuoi me asciuga? Sugar. E in attesa di Harry Styles, questo è il nostro gruppo Facebook, quindi iscrivetevi. Sono qua da mercoledì. Che giorno è oggi? Sono qua dal 18, quindi martedì. Sei venuto da sola? Con amici? Con tuo ho ragazzo? Ho costretto lui. Posso riprendere? Costretto. Cioè, ma questi stanno cadendo. Cadendo perché devi tenere il posto, capito? Se no ti rubano il posto. Lui tu per la cadenda. Ma c'hai i biglietti? Ma io non ho mai capito questa cosa. Sì, sì, però tu arrivi là giorni prima, ti metti cadenda perché devi far controllare il tuo posto, così nessuno te può passare avanti. Perché tu c'hai la prima fila, la seconda fila. Non lo so, prima. Perché io mi ricordo devi che devi star là, tipo che devi mi ricordo che quando sono andati ai concerti ci andavamo la mattina, trovavamo già la folla. Ma poi quando aprivano i cancelli ci superavano migliaia di persone. Boh, forse sono passati anni. Sì, però il parterre è quello, nel senso, tu corri per vedere se riesci a mettere davanti alle transenne. Magari uno è più agile di te, però almeno già partì davanti è un vantaggio. Il fatto è quello, poi quando ti fanno la parte dei biglietti, poi dopo quando arrivi davanti al parco, il fatto che te stai lì da ore non è detto che può essere un grande aiuto. Cioè, almeno le volte sono andato io allo stadio, che c'era qua al Colosseo, sì, al Colosseo, a Olimpico. E mi ricordo che siamo andati la mattina, c'era gente che stava lì, però poi alla fine, quando hanno aperto, siamo imbracati quasi tutti insieme. Sì, in 10.000. Per provare a stare il più davanti possibile. Anche sì, perché questo da è tutti il lati. Mi sembra che questo era a Campovolo, no? Però magari qua... Sì, il Campovolo tiene tipo 100.000 persone. E se capiti dietro è veramente vabbè, cioè, proprio è buttato i soldi, perché guardi dai maxi schermi ti conveniva guardartela a casa. Quello è vero, però mamma mia, vabbè, ma 5 giorni. L'unica prima cosa problematica a mio avviso è che cioè può diventare problematica il fatto che spesso sti concerti sono di estate, sono con temperature altissime, quindi la gente si sente male, quindi vabbè, bisognerebbe ero io che superavo sì, tutto. Bisognerebbe tentare di mettere in sicurezza ste persone. Mi ricordo che allo Stadio Olimpico ci sono delle cose. Ma che ci sta? Qualcosina, mi ricordo, concerto dei Muse 2013 Stadio Olimpico, c'era gente accampata e infatti qualcuno si è sentito pure male. Ah, quello sì. Ci stanno le cose. Quelli le che ti prendono e ti portano. Io mi ricordo che a Olimpio, quando la gente si sentiva male, che poi vabbè, alla fine è tranquilla i concerti. Se piavi in braccio la tipa e la portavi, capito, col passaggio. Sì, sì, la tipa svenuta e classica. E quello diceva, ma andate qua, poi schizzavano l'acqua col tubo. Non è che erano sti grandi organi. Beh, almeno c'è stanno, che ne so, l'ambulanza. Sì, l'acqua col tubo. Però non è che c'è sta lì. Schizzano l'acqua col tubo. In certi concerti. Roba, tipo, in certi telefono dell'acqua col tubo. In certi stadi c'è sta proprio un piccolo posto con pronto soccorso minimo. Dove troverai Erchitano? Eh? Eh? Perché Erchitano? Non ho capito. Ma come paziente, non ho capito, come paramedico. Mi sono fatto tutto un flash in questi 3 secondi in cui mi risveglio e non ho la memoria. Mm-hmm. Proprio, e sono in un altro universo. Però mi ricordo la faccia l'unica cosa che mi ricordo è la faccia del Chitano. Cioè, tu ti risvegli in un ospedale vuoto, potrebbe sei l'unica persona male al mondo, ti alzi sì a letto, ti togli la flebo e ti ricordi soltanto che c'entra qualcosa il Chitano con sì la fine che hai fatto. Insomma, manco chi è, solo la faccia, la faccia. E poi a una certa a metà film, un dottore si abbassa la mascherina ed è Marco Chitano. Madonna, che inquietante, porco due. Poi magari facciamo amicizia, non lo so, dipende come va il film. E poi tu abbassi ancora più lo sguardo e vedi che sotto il camice non è umano, ma tutto il resto è di cane. Oddio, è di cane di Singapore. Tipo quelli che sono fissati, capito? Non po' la Frankenstein, è testa di umano e corpo di cane, però che è perfettamente movibile. Tipo l'immagine degli ultracorpi, orribile. Stanno a chiedere in chat, ma la cosa di prima sul telefono? Ma che devo dire, ragazzi? Ho detto quello che ho letto. Mi è arrivata una diffida alla mia residenza principale registrata. Questa. Privata? Certo. Okay. Una diffida. Diffida. Poi devo vedere, l'ho mandata all'avvocato, ma vediamo. Amici, ho costretto lui. Posso riprendere, costretto? Sì, costretto, però lo dico a bassa voce perché so qua mi uccidono che qua c'è il culto di Harry Styles. Vabbè, pure a lui sembra che gli piace Harry Styles, eh? Secondo me piace più a lui che a lei. Sì, non quella unità di Kant, assolutamente no, non riguarda quella nullità di Kant. Ma come fa a riguardare? No, ma c'è qualche idiota che lo domanda, è già ma tipo la gente terzo, se pensa guarda che le cose accadono tipo sì, simultaneamente, sì. No? È già stato arrestato. Sa che io già immagino come è venuta la discussione in casa di sto ragazzo e sta ragazza. E vabbè,
Visto? Mi dici che facciamo in cazzo, facciamo in cazzo insieme. Vabbè, ti porto a sto cazzo di concerto di Harry Styles. Ma Harry Styles, vabbè, tanto voi vi piace, voi donne, vabbè, facciamo che te ce porti, però poi mi devi più chiedere niente. Lei fa, ma cazzo, non mi hai mai ascoltato? Sì, vabbè, dicono tutte cose, te ce porto, così poi smette. E così, e ha comprato i biglietti per tutte e due, adesso sta là, dice, ma costretto, lo vuole vedere lui. Secondo me sì. Là col pipino ritto, come direbbero i toscani. Scopare. Assolutamente. Dai, dai, 100%. Il piedino non mente, ragazzi. Guarda che piedino. Bassa voce, perché so qua mi uccidono, che qua c'è il culto di Harry Styles. Non si capisce chi è a capo dell'organizzazione, diciamo. Però se è un concerto di un artista, è ovvio che sta il culto di quell'artista quando va a vedere il concerto. Non è che fai o smargiasso, che si sente meglio. Che poi, appunto, come ha detto Dave, che so qua mi uccidono, lo sappiamo. Che qua c'è il culto di Harry Styles. Non si capisce chi è. Io sono fan di Harry Styles. Io subisco il suo fascino. Gli leccherei il collo, Harry Styles. Fammi vedere una foto in ora. Mi sono curioso. Ah, è questo, eh. Non siete niente, a capire. No, vabbè, c'è una foto. È bravo, la silhouette si vede, dai. E non è Travis Scott. No, a me piace Harry Styles. Se sta su una maglia in cui c'è la sua sagoma e sopra è scritto Harry Styles, nella maggior parte dei casi non è quasi mai Travis Scott. Ok, me ne avevo del dubbio. No, perché infatti nei negozi c'è sempre questo problema. Gli chiedono il dubbio. Questo non è Travis Scott. Lui mi fa, no, guarda, qualunque negozio è ufficiale. Perfetto. Cioè, quindi Marco ancora non ha capito chi è Harry Styles. Tutto questo. Esatto. No, adesso lo vede, è la prima volta che lo vedo in vita mia. Ma non è fai vero. Fai vedere la foto di Harry Styles. Quando mai l'ho diviso? Mamma, no, deve apparire in questo, in questo servizio. Dimmi in un momento dove io potrei aver visto Harry Styles. Magari l'ho visto, ma non mi viene in mente. Dove l'ho visto? Se siamo beccati. Sì, l'abbiamo beccato. Ma lei Games Week, troppo camchidano oggi, sto schiacciando. Vabbè, che mi piace, quando pure prima tu raccontavi, poi dicevi chitano, io faccio così, facevo. È assurdo che lo stream deck funziona da voi, adesso io non mi funziona sto sala chat, cioè la tastiera. Sì. Tipo se io dicessi occhio chitano. C'è una scena che è funziona tutte le volte. C'è una scena. Ma che succede? Sì, doppia gamma. Ah, quella, sì, non la mettete. Che cazzo state a fare, ca? Che ne so, voi che state. Senti, comunque potevi mettere una foto di Harry Styles. No, cosa tecnica, io stavo di una cosa tecnica, che c'è un problema. Così figo, lo sanno tutti che Harry Styles, Marco. Fattene una ragione. Cercalo sul secondo schermo, intanto, Marco. Cercalo sul secondo schermo, poi ce lo fai vedere che cosa trovi. Dai, dai. Se vedi qualche foto che ti piace. Noi stiamo seguendo queste ragazze che non so chi le ha incontrate, però. Sentivo che ti fa l'appello. Che cosa c'è? Lo conosco. Ci mandano un messaggio con WhatsApp, ci dicono dove trovarci, controllano i numeri, vedono se ci siamo tutti. Se non ci sono, eliminano dalla lista, depennano e quindi sono in mezzo. Pausa. Ecco, vedi, l'avevo sentita questa cosa. Effettivamente qua funziona in maniera simile. Tu arrivi là prima, entri, ti accampi, però prendi un numero. Mm-hmm. Poi ti chiamano, ogni volta c'è un appello. Se tu non ci sei, ti levano alla lista. Quindi tu sei obbligato, credo, a star lì fino a quando c'è sta il concerto. E poi quelli c'è il numeretto, dai, per sintetizzare. Comunque, poi non sono molto informato, però avevo sentito che era così. Pure un altro big concerto, c'era la stessa tecnica. Ne dicono comunque. Dai, chitano i One Direction. Che dai. Mi hanno chiarificato. Adesso so chi so. Lì no, sai chi sei One Direction, foto, non fare finta. Ma che cazzo sei One Direction? Ma come chi so? Ma che è davvero? Ma non mi conosci? Non ho idea. Ho visto però la foto di lui e l'ho vista da qualche ti parte. Ti davanti in TV. Posso mettere quella scena, Marco, così si vede cosa stavi vedendo? Sì. Posso metterla? Quella scena lì. C'è materiale sensibile? Ha avuto anche uno scontro con Lily Gruber. No. Sì, vabbè. L'ho messa. Beh. L'ho visto, sì. No, non lo conoscevo. Perché ti dico? Li conosci sicuri, ma Direction sembra che me li sento. No, li conosco. Ma come? Un po' strano. Comunque è assurdo tutta questa organizzazione. Ho perso la memoria. Magari ho perso la memoria, Simone. Sicuro? Non ma come? Quelli che fanno Baby, you'll light up more like nobody. Ah, quella è la canzone mia preferita. Ah, sono dei One Direction. Sì. Bellissima quella. Oh. Io niente, però, con l'arma lo so, Non si riesce a fare l'arma, se ne deve uscire Gianluca con l'arma, pure non senti la radio. Noi partiamo subito con l'arma pensando che l'altro fa la main, niente, sì. Non ci riusciremo mai, perché siamo abituati a farle noi, capito? Non la radio, evito i centri commerciali perché c'hanno la radio, evito proprio, quindi cose nuove non senti. Ah, ecco,
C'ho il telefono della dopo. Allora c'è una canzone che adesso sto sentendo a stecca che mi piace tanto. Vorrei fare un sarabanda con voi e con la chat. Io la metto e voglio vedere chi è il primo che la conosce e sarò contentissimo se non la conoscete, perché non è così mainstream, però in realtà è molto famosa e non è recente, solo questo vi dico. Ma sto a sentire a stecca, che ogni tanto sapete sono che vado in fissa con qualche canzone strana ogni tanto. Strana nel senso che non c'entra niente con quella di prima, che io non ho genere, io ascolto un po' tutto. Demo dopo non per, so veramente. Se c'è il copyright, però per me si può fare. Sì, io, massimo in chiusura. Dicono che infatti i 50 anni per Vasco Rossi hanno fatto peggio, solo ovviamente quei premi che sono nati perché non si aspettavano che venissero così tante persone, perché hanno sottovalutato l'artista. E questo è il problema di base. E quindi come vi hanno sottovalutato Harry. Apriamo il telo, ci stendiamo e ci addormentiamo. Avete capito? Ragazzi, tipo conoscitore. Ma come ti permetti? Devono andare a sti concerti, dici, conoscitore, per conoscere le ragazze. Siamo qui. Sono tutte addormentate così, tipo, anche fiaccate dal caldo, no? Che non riescono bene a deambulare. No, no. In quel momento il conoscitore potrebbe agire. Mi sa che è il più fiaccato lui, ma penso che arriva... Sono già la pressione a giro abbassa. Si accascia a fianco a loro. Pure calda, là, quell'ora, caperone. Mamma mia. Una tortura. Reddit, mettiamo i nuovi. Perché non finiti? È che è successo. Io ho paura che non ci sia nulla. È paura. Vabbè, vediamo un attimo i nuovi. Ah, ok, non avevo capito. Ah, no, eccolo. Ma Cicalone, ma che stai a fare? Ci sono i nuovi, ci sono. Vediamo un po'. Così. Oh, io lo so chi è stato. Infatti, Cesare, noi avremmo voluto parlarti. Solo che non sapevamo come avresti presa, per cui. È stato Cicalone! Bravo, questo avevamo pensato pure noi, Cicalone, eh? Oh, piano però con queste accuse, mica si incolpa la gente così, senza prove. Ma quali prove? Quello mi perseguita, quello è matto, ce l'ha con me perché Pamela se n'è andata e pensa che è colpa mia. Che? Scusa? Cicalone? Quello da bisca qua dietro? Cicalone. Ce l'ha con te solo per la storia di Pamela? Solo per quella storia là? Perché altro? Greve, Pamela. Dillo di quei clochard, Roscio. Quindi l'affer Cicalone dillo, è de Pamela. Dillo di quei clochard che c'è in cantina. Esatto, esatto. Vero. Ma Pamela è una clochard, quindi. Sì. Sarà una di quelle signore, quelle che stanno là, capito, che intervistano. Brutta se, storia. Se n'è andata e pensa che l'ha cacciata lui. La vicenda di Pamela, scrivono in chat, greve. Sì. No, era quello il contenuto. Basta. Questo 6 giorni fa, ma non so perché ce l'hanno linkato. Abbiamo visto questo. Oddio, un po' la Dragon Ball. Io al centro sembro C17. Dragon Ballito. A me che m'hanno. Tu sembri Gio Pizzi. Sei paro paro. Tipo Vegeta sembra un po', però con. Un po' troppo con pizzetto. La barba e coi capelli. È strano. Lo so, sta un po' in. Stranissimo. In vegetito. Aspetta, il multiverso di Kitano sotto che l'abbiamo visto. Io non me lo ricordo. Neanche io me lo ricordo. Guarda, non ferno le ho. Ragazzi, Berlusconi non è morto. Oddio, 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 oddio. Che cazzo? Che scena bellissima. Oddio, oddio, oddio. Vediamo gli universi ci stanno, va. In un unico universo siamo uniti tutti i mesi, sarebbe bellissimo, invitatemi. Tutti i chitani che si imparanoiano a vicenda. Oddio, ragazzi, lo facciamo adesso. Madonna, il posto perfetto. Sentilo, guarda quanto si è beato. Si è beato proprio dell'immagine di un contenitore enorme in cui c'è sta tantissimi di lui. Sarebbe il mondo perfetto. Ma quanto ti piaci, Akita? Quanto ti piaci? No, non è che mi piace, che sono tranquillo. Quindi beh, staremo proprio magari tranquillo. Ci stanno quelli più sovversivi, capito? No, faremmo un casino. Tutti fumati, esatto. Ci stanno i chitani, poi quelli grevi. Cioè. No, non ti fidare di chitano. Iniziamo a sparare esatto. Tutti. Sarebbe divertente. Poi sarebbe anche quello mega tipo dittatoriale, no? Idee mega di destra che sta l'autocà divisa. Sarebbe so. Tutti i tipi di chitano. Bobo, se è vero, magari in tutti i multiversi. Sì, però secondo me no. Comunque, di destra no. Ragazzi, Berlusconi non è morto. Oddio, 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 oddio. Ma troppo riesce. Oddio. Che cazzo tocco di classe. Oddio, madonna. Bello, bello. Oddio che hanno ritirato fuori quando mi ero fatto che ero...
Cosa? Zeb 80, che ero Zeb 89 io. Lo sei stato? Oh, sì, lo sono stato quella volta. Sì. Però lui se lo ricorda davvero. No, l'avevo proprio rimosso. Kessler, o vieni bannato da villain o vivi tanto a lungo da diventare un normie. Dissing interni di gente che si conoscono solo veramente, magari sono al massimo 30 persone che si conoscono ma hanno un'ingerenza su queste stronzate. Cerchiamo di rispetto a tutto, fino a capirlo. A tutto. Ma per me sono, io gli scrivo pure sul gruppo Telegram, ma sono sempre gli stessi che parlano con sempre gli stessi. È la realtà. Non me fate incazzare. E che c'entra? Non me fate incazzare. Chi ha detto di no? Congetturiamo fino a quando non lo capiamo. Ci volessero anche 5 ore, dobbiamo capirlo alla perfezione. Che tipo stagnante c'entra? Se serve gente, no. Non mi piacerebbe più fica? Un afflusso di fica nuova, alta gente, no? Pure sempre gli stessi, a dire sempre le stesse cose. La community spesso. Ma infatti, raga, vi date un po' di fica. Vi date un po' di fica. Ognuno di voi. Ci pensiamo noi, se volete. Pure un po' di piselli, però, per sì, per controbilanciare. Di due fighe e due fluidi. Guarda, io i fluidi, specie quelli corporei, ne ho tanti. Poi se vogliamo trovare dei veri fluidi. Io lo so. Che poi dice Simone, attento che la gente si offende. Sono 30 persone su 200.000 che ci seguono! Lo capite? Io ho capito che è successo. Lo capite? Io ho capito tutto, porco. Vai. Guarda! Porco Dio! Chi è, Dave? Porco Dio. Si vergognano a dire alle amiche femmine che ci seguono. No, no, questa è la cosa peggiore, proprio anti-Harry Styles. Dovrebbe essere un vanto, porca, ma si rimorchia, puttana, si rimorchia, si rimorchia, si rimorchia, si rimorchia, no. Ma perché ho detto che non conoscevo Harry Styles? Ma sono esperto! Cazzo! È tutta colpa mia perché ho detto che conoscevo Harry Styles, beh? I danni che è fa. Colpa del Chitano, secondo me. Lo dovevo dire. Se dobbiamo trovare un colpevole. Lo dovevo dire. Forse dovrebbe essere il Chitano. No, no. Che spenti luci. Sta pure a chiamare. No, no. Io secondo me se dovrei sempre fare qualcosa. No, sì. Che squali? State arrivando! Ella! Croscia! Ma che squali? State arrivando!